tornati ad Acomazzurro. Stavolta l'Empoli l'impresa la sfiora soltanto. Infatti in casa del Cittadella si fa raggiungere nel recupero in una gara intensa ed emozionante dove succede di tutto. Di questo e tanto altro parleremo insieme ai miei ospiti. Oggi con me Claudia Marrone di Tutto Mercato Web e Simone Galli invece di Pianeta Empoli. Tutto questo però dopo la nostra copertina. Dopo il pareggio del Tombolato, la truppa di Dionisi si prepara alla sfida di Coppa Italia contro il Brescia, forte del primato in campionato, seppur a pari merito con la Salernitana che ha vinto ieri sera il posticipo contro la Cremonese. Contro il Brescia, spazio per il 18enne Aslani come trequartista e per Pirrello, che dovrebbe prendere il posto al fianco di Romagnoli in mezzo alla difesa. Davanti, spazio ad Olivieri, fresco di gol contro il Cittadella e la Mantia. La Mantia che si sfiderà a distanza con un grande ex di giornata come Donnarumma, che nella stagione 2017-2018 incantò ad Empoli con 21 gol in 38 presenze. Chi vince domani pomeriggio stacca un biglietto per gli ottavi di finale al San Paolo contro il Napoli. Dopo l'impresa di Benevento, gli azzurri vogliono continuare il loro percorso in Coppa, perché vincere sarebbe la miglior preparazione alla cruciale sfida di sabato al Castellani contro il Vicenza. Eccoci in studio, vado subito a salutare i miei ospiti in collegamento via Skype. Claudia Marrone di Tutto Mercato Web. Ciao Giulia, buonasera a tutti. Ciao Claudia e Simone Galli di Pianeta Empoli. Ciao Giulia, buonasera a tutti i suoi telespettatori. Grazie di essere qui anche se insomma in collegamento. Allora, abbiamo detto al Tombolato succede di tutto, soprattutto nei minuti di recupero, però possiamo dire in realtà queste due squadre potevano vincere entrambe, perché il Cittadella si fa raggiungere e poi superare in pochissimi minuti. L'Empoli aveva in mano la partita fino al 46esimo della ripresa, però avrebbe potuto anche perdere se la punizione da parte di Rosafio non si fosse stampata all'incrocio dei pali. Un punto che contenta e scontenta entrambi. Infatti l'Empoli esce dal Tombolato con un po' di rammarico sicuramente per come è arrivato questo pareggio. Iniziamo subito però dal nostro hashtag della settimana, che è 5 minuti di follia. Vi chiedo che cosa è successo nel recupero, Claudia. Beh, allora Giulia, intanto mi trovo molto d'accordo con quella che è stata la tua analisi. Sì, sono stati 5 minuti abbastanza folli quelli che si sono visti sabato, però nel complesso credo che sì, il pari sia stato forse il risultato più giusto, proprio perché entrambe le formazioni hanno creato tanto, hanno avuto tante occasioni e comunque insomma entrambe avrebbero potuto vincere, ma soprattutto perdere, dare continuità a quelli che sono stati i risultati anche poi in vista della Coppa Italia, che comunque insomma è un torneo che permette magari a chi gioca meno di mettere minuti sulle gambe, farsi vedere e risultare magari un'alternativa in più per il campionato. È importante, quindi insomma credo che sì, follia, però la follia quella sana, ecco, un pari che nel complesso ci può stare. Simone, sei d'accordo? Sì, sono d'accordo. L'Empoli è riuscito a ribaltare una partita che si era un po' ammalata con quel gol del Cittadella nel primo tempo, un gol avvenuto per infortunio, diciamo tra virgolette, di Brignoli. E era una partita comunque incanalata sul pari anche poi dopo il rigore di Mancuso. Poi è arrivato questo gol davvero molto bello di Olivieri, e effettivamente gli ultimi 5 minuti sono stati abbastanza thrilling, diciamo così, perché l'Empoli era in vantaggio, è vero, però poi oltre al gol subito al 91esimo è arrivata questa traversa che avrebbe potuto lasciare ancora più strascico negativo una sconfitta. Quindi io credo che un pari giusto. L'Empoli mi è piaciuto all'architratti, anche se magari nel primo tempo non ha fatto chissà quale prestazione, però mi è piaciuto un po' lo spirito, anche perché non è mai facile andare a giocare in generale a Cittadella e poi anche andare sotto di un gol e riuscire a ribaltare la partita non è semplice. Insomma, secondo me l'Empoli ha ottenuto un punto importante, ecco, vedo più il bicchiere mezzo pieno rispetto a quello mezzo vuoto. Bene, quanto è mancata però una pedina importante come Moreo, secondo voi, che insomma quest'anno veramente quando è entrato in campo ha sempre fatto la differenza? Si è sentita un po' la sua mancanza, Claudia? Allora sì, per certi versi potremmo dir di sì, però quest'anno io onestamente vedo un Empoli molto più squadra di quello che si è visto l'anno scorso, un Empoli che per quanto abbia
singoli eccellenti, però gioca più di gruppo. È un Empoli che, Moreo è vero, sì, fa la differenza magari più rispetto ad altri, però è un Empoli che ha pedine intercambiabili, è un Empoli che Dionisi ha plasmato benissimo. E infatti la cosa che più mi sorprende di questo Empoli, che comunque gioca un ottimo calcio, ma il calcio di Dionisi è questo, ha fatto brillare anche i Molise e Venezia nelle due passate stagioni, però è un Empoli proprio battagliero, è un Empoli bello da vedere anche a livello di temperamento. Quindi io credo che quest'anno sia più facile sopperire determinate assenze, per quanto pesanti, perché quella di Moreo è indubbiamente molto pesante, però credo che proprio per lo spirito che il mister è riuscito a creare, per l'amalgama che si vede anche quando sono in campo i giocatori, per i meccanismi molto leati che si vedono, quest'anno sia un compito più semplice quello di appunto sopperire alle assenze. Bene, Simone, invece Bairami ti è piaciuto o ti è sembrato un po' deludente in questo ruolo da trequartista? Ma sinceramente mi aspettavo di più, a Cittadella perlomeno. Bairami è un po' altalenante nelle ultime partite. Io credo che sia un giocatore che ancora va un po' scoperto in quel ruolo lì di trequartista. L'anno scorso fece molto bene con Marino da laterale e poi, per esempio, Bucchi lo riteneva quasi più una mezzala, quindi insomma sembra uno di quei giocatori che ancora non ha trovato la sua collocazione ideale nell'undici dell'Empoli. È un giocatore sicuramente di grande talento, però ci vuole qualcosa in più, l'impegno c'è sempre, però ecco, manca quella qualità in più forse per essere ancora più decisivo. E come diceva bene Claudia, la forza di questo Empoli è l'intercambiabilità dei suoi giocatori. Penso che Moreo sia l'emblema, perché insomma un giocatore che per 27 anni fa l'attaccante e poi viene riciclato tra virgolette come trequartista e diventa così importante, ne è la prova. Certo, oggi tra l'altro inauguriamo una nuova rubrica, siete felici insomma di essere con noi in questo momento cruciale? Certo. Si chiamerà appunto Top e Flop e in questa rubrica andremo ovviamente ad analizzare il meglio ed il peggio della gara appunto che si è giocata. Andiamo a vedere il meglio e il peggio di Cittadella Empoli. Il nostro top è Olivieri, il suo ingresso in campo si rivela decisivo, porta vivacità all'attacco e firma il gol del 2-1. Siete d'accordo con noi? Parto io, parte Simone? Come volete. Vai Simo, lasciate la parola. Ah, mi dai quest'onere, st'onore. Esatto, no, giusto perché è un onere te lo lascio, se fosse stato un onore lo prendevo io. No, Olivieri è un giocatore che è sorprendente per certi versi, per altri no, perché secondo me ha grande qualità. Io lo seguo da un po' perché qualche partita della primavera dell'Empoli qualche anno fa l'ho vista. Ed è un giocatore molto esplosivo, dal forte temperamento e anche mezzi tecnici importanti. Quello che doveva un po', semmai, regolare era un po' l'aspetto, diciamo, mentale, quindi di essere sempre sul pezzo. E mi sembra che nelle ultime partite lo abbia dimostrato, perché è entrato in maniera perfetta nelle ultime due gare, ha segnato due gol, tra l'altro molto bello quello che ha fatto contro il Cittadella, praticamente da fermo, quindi ha tirato una certa potenza che insomma bisogna averli quei colpi poi per fare quei gol lì. Quindi sì, è stato un ingresso importante, anche perché l'Empoli ha tante alternative lì davanti, non dimentichiamoci che la Mantia per esempio non ha giocato contro il Cittadella, però insomma è uno dei titolari delle rotazioni, no, di Dionisi in attacco. Certo. Claudia, sei d'accordo o hai un altro top per sabato? Anche del Cittadella, no, sono d'accordo. Poi alla fine a me, ecco, quello che comunque è piaciuto delle due squadre è un po' quello che si diceva prima, il temperamento, la voglia, la fame, ecco, perché erano due squadre che avevano fame. E forse più che singoli io premierei questo aspetto. Poi sì, dovendo dire un singolo magari dell'Empoli, probabilmente Olivieri rientrerebbe, sì, tra i top. Però ecco, si vedono due squadre, ora il Cittadella magari è una formazione ancora diversa dall'Empoli, una squadra che da tempo gioca insieme, sono fatti piccoli innesti ogni anno, però c'è uno zoccolo duro che mister Venturato si porta indietro
da parecchie stagioni e questo si vede, insomma, un progetto di lungo termine, è chiaro che prima o poi dà i suoi frutti, però ecco, nella partita in sé comunque per Olivieri si può essere d'accordo anche per quello che diceva Simone, comunque è un ragazzo che sta crescendo e lo sta dimostrando. Bene, arriviamo invece al tasto dolente, il nostro flop non poteva essere purtroppo, mi viene da dire, il portiere azzurro, appunto Brignoli, che si fa beffare da un tiro cross di Benedetti sugli sviluppi di un calcio di punizione, così facendo manda in vantaggio i padroni di casa. Siete d'accordo con noi? Beh sì, dai, lo sa anche Brignoli di aver fatto, insomma, un errore abbastanza grossolano. E Brignoli è un portiere di sicuro affidamento, poi magari una paperetta all'anno la può anche fare come l'anno scorso a Pisa, però diciamo che è un portiere che comunque trasmette molta sicurezza al reparto, quindi non va dimenticato che la partita interna contro il Monza si è finita 0-0, lo dobbiamo proprio a Brignoli, certo. Quindi è un portiere sicuramente di grande affidamento, e vorrei sottolineare anche l'aspetto proprio comportamentale di Brignoli, che è uno, diciamo, dei senatori del gruppo, quindi uno che tira un po' il gruppo, e quindi gli si perdonano questi errori, perché poi se fa quelle parate come contro il Monza, insomma, c'è poco da dirgli. È stato un errore evidente, probabilmente ha calcolato male il rimbalzo, un po' il vento, perché c'era molto, molto vento anche a Cittadella sabato scorso, però insomma l'errore c'è, insomma, immagino di molto. C'è ed evidente, Claudia. Sì, insomma, è un errore anche piuttosto grossolano, però ecco, credo ho che visto, insomma, anche, vista la classifica. Tra l'altro, la tua rubrichetta è il lato B secondo Claudia, molto carina, in cui appunto hai preso ovviamente in giro in senso buono il portiere azzurro per, insomma, quello che ha fatto sabato. Sì, insomma, questo gollonzo l'ho subito, però ecco, come diceva Simone, ora io mi sono permessa, vabbè, chiaramente in modo ironico, appunto, certo, di ridere su questo errore, anche perché la classifica dell'Empoli parla chiaro, il percorso di Brignoli pure, quindi un errore ci può stare, insomma, in questo, diciamo, caso che lo hai preso per il lato B. Per il lato B. In tutti i sensi, ecco. Bene. Però, insomma, dai. E comunque, ora, fosse successo magari al portiere della Cremonese, data la classifica della Cremonese, ecco, era una cosa di cui preoccuparsi, dai, su Brignoli per una volta ne possiamo ridere. Certo. Andrei con voi a sentire invece le parole dell'attaccante azzurro di Leonardo Mancuso, che è stato protagonista anche sabato, ha fatto il suo terzo gol in stagione, 20 con la maglia azzurra, insomma è sempre una pedina che fa la differenza. Andiamo a sentire cosa ha detto post Cittadella Empoli. Siamo con Leonardo Mancuso al termine di questo pareggio un po' amaro da digerire, lo dicevamo col mister, resta però quel gran secondo tempo dell'Empoli. Assolutamente sì, perché quando vai sotto non è mai facile reagire, soprattutto penso che non è facile farlo contro una squadra come il Cittadella sul loro campo, e riuscire a ribaltare la partita come abbiamo fatto nel secondo tempo è stato un gran segnale, e infatti da quello assolutamente dobbiamo prendere forza. Poi è chiaro che dispiace per come è andata a finire, però ripeto, dobbiamo prendere forza dal secondo tempo che abbiamo fatto, e comunque credo che sia un buon punto portato a casa. Un buon punto che dà consapevolezza, errori su cui riflettere e da cui ripartire per il futuro, perché quando non si vince qualcosa può comunque lasciare di positivo. No, assolutamente, ripeto, dispiace per il finale, però credo che comunque la partita è stata fatta, soprattutto il secondo tempo abbiamo reagito alla grande e poi alla fine è andata così, però come hai detto tu bisogna prendere gli aspetti positivi che sono stati la reazione, e comunque in generale penso che nell'arco di tutta la partita abbiamo fatto bene. Ecco, anche l'attaccante azzurro appunto ha detto che la nota positiva è la reazione della squadra azzurra, il fatto di non mollare mai, l'ha fatto nella partita di sabato, l'ha fatto anche in altre partite dove ha ribaltato addirittura il risultato, questa è una caratteristica molto preziosa, Simone, che magari è mancata l'anno scorso, ecco. Sì, beh, la caratteristica di una squadra che non molla. L'Empoli è una squadra che ha certi valori tecnici, tattici, anche perché insomma Dionisi ha mostrato di essere un grande allenatore da questo punto di vista,
Però quello che gli mancava probabilmente era l'aspetto di reazione. A volte l'Empoli andava un po' in difficoltà dal punto di vista mentale, e quest'anno invece non sembra così. È una squadra che comunque non soffre troppo le avanzate delle altre squadre, a parte forse appunto il Monza già citato prima. Però insomma è una squadra che anche quando va in difficoltà, va in svantaggio, riesce in qualche modo a reagire. Forse l'unica partita in cui non è riuscita a reagire è stata a Venezia, e comunque qualche attenuante ce l'ha, visto che con la nebbia il gol segnato 2 minuti prima della sospensione, poi la partita ripresa il giorno dopo per la mancata mezz'ora, insomma... lì qualche attenuante c'era, però in generale l'Empoli comunque ha dimostrato sempre di essere una squadra viva da questo punto di vista, e credo che sia uno dei meriti anche di Dionisi, perché secondo me certe cose gliele trasmette anche l'allenatore, perché se andiamo a vedere i giocatori, insomma, se facciamo la conta, molti sono quelli che c'erano anche l'anno scorso, quindi indubbiamente c'è un aspetto tattico importante, perché l'Empoli gioca bene, gioca in maniera molto più fluida rispetto all'anno scorso, però c'è anche un discorso proprio di reazione mentale. Esatto, e questo è molto importante. Claudia, c'è stato l'esordio di Zurkowski alla sua prima stagionale in prestito dalla Fiorentina, ti è piaciuto? Sì, beh, insomma, diciamo che anche lui credo sia uno dei ragazzi che può indubbiamente dare di più, però ha dimostrato un buon approccio, ecco, questo è un po' a mio avviso anche merito del mister, perché come ho detto prima ha saputo fare una squadra, un gruppo molto unito in cui tutti sono intercambiabili, per cui credo che anche questo faccia sentire importanti i calciatori e non sia un aspetto da sottovalutare, anzi soprattutto insomma con i ragazzi magari più giovani che si approcciano a un ambiente sicuramente ambizioso, perché poi dobbiamo considerare anche questo, che insomma l'Empoli certo non ha ambizioni di semplice salvezza, quindi è chiaro che a qualcosa di importante sta puntando, e per cui avere un gruppo in cui tutti si sentono importanti, in cui non ci sono prime donne, in cui non ci sono spaccature forse un po' come si erano create lo scorso anno, è decisamente importante. Poi certo qualcosa magari da affinare c'è, e nel ragazzo sicuramente si è visto, però credo che sia stata una buona base di partenza anche per lui. Ecco, tra l'altro sabato sono andate in scena in panchina due generazioni diverse, sto parlando ovviamente di Venturato, classe 63, Dionisi, classe invece 1980, nonostante la differenza anagrafica, in comune hanno sicuramente il piacere di rendere efficace il loro calcio, non solo estetica ma anche produttività e concretezza appunto attraverso il gioco. Chi preferite tra questi due allenatori che stanno facendo molto bene, insomma attraverso il loro lavoro stanno facendo parlare di sé? Vai Claudia. Ah, ecco, vado io, giustamente. Prima gli ho dato l'onere del top, adesso tocca a me. Allora, diciamo che sono due allenatori effettivamente molto diversi, anche perché io ho Venturato, che è uno di quelli che apprezzo molto, perché da Cittadella giocatori importanti sono usciti e i risultati che la squadra ha avuto nel corso degli anni, insomma, lo dimostra. Si sono giocati la Serie A non più tardi di un paio di stagioni fa, lo scorso anno lo stesso, per cui è una squadra che fa bene. Però ecco, Venturato è un allenatore che io non so immaginare in un contesto diverso da quello di Cittadella. Quindi questo un po' mi frena nel giudizio di un allenatore che però sicuramente ha fatto grande una squadra, e nel senso, insomma, Ferguson credo sia un po' un esempio per tanti, e qualche Ferguson italiano fa anche bene averlo. Quindi certo, insomma, a Venturato vanno tantissimi meriti. Però Dionisi è un allenatore che io veramente apprezzo tantissimo dai tempi di Imola, mi piacque subito l'approccio che ebbe alla sua prima esperienza nel calcio professionistico, è un allenatore che secondo me, un po' come è stato italiano a Spezia lo scorso anno, può veramente arrivare nel giro di poco tempo in Serie A. Non so se potrà essere il nuovo De Zerbi, che per me è il top del calcio italiano, De Zerbi tra gli allenatori della nuova leva, diciamo così, è veramente il top, perché ha una visione di calcio assolutamente visionaria, è avanti anni luce a tantissimi, insomma al sistema calcio. De Zerbi è avanti anni luce al sistema calcio, e penso che però Dionisi insomma possa seguire questa scia. Chiaramente dovrà avere, diciamo un po' così, fortuna anche nello scegliere i passi giusti da fare. Sicuramente il salto ad Empoli è stato molto importante, se l'Empoli riuscisse a centrare la promozione sarebbe sicuramente un ottimo banco di prova, come appunto lo Spezia lo è quest'anno
per italiano, dalla sua avrebbe anche magari l'esperienza di una società che, a differenza di quella ligure, la Serie A già un po' la conosce. Simone, secondo te Dionisi a fine stagione resterà ad Empoli? Una domanda, insomma, veramente molto futuristica. Però ho letto addirittura un articolo su Serie B News dove diceva che Dionisi sarebbe andato l'anno prossimo a un club di Serie A e al suo posto aveva fatto già un nome per la piazza di Empoli, un nome che sicuramente qua si conosce bene, era quello di Vincenzo Montella. Quindi te l'ho fatta per questo, avevo letto questo articolo molto curioso. Ma sono un po' scettico soprattutto sull'arrivo di Vincenzo Montella. Poi ci sta tutto, per carità. Diciamo che molto dipenderà anche dalla serie in cui sarà l'Empoli, ovviamente, perché se l'Empoli riuscirà, come speriamo tutti, di arrivare in Serie A, anche se non è l'obiettivo principale della società, credo che Dionisi possa anche essere ingolosito dalla Serie A stessa. Secondo me, comunque, qui a Empoli abbiamo un esempio fulgido, no? Che è Maurizio Sarri. Certo. Maurizio Sarri arrivò forse in un periodo sicuramente peggiore rispetto a quello in cui è arrivato Dionisi quest'anno, però era una situazione comunque difficile anche questa, perché insomma c'era da rigenerare un gruppo. Ha aspettato 2 anni, perché il primo anno l'Empoli è arrivato nella finale playoff con il Livorno anche a sorpresa, perché aveva cominciato malissimo. Poi l'anno successivo è andato in Serie A senza patemi, e poi in Serie A si è salvato e quindi si è chiuso il ciclo Sarri. Dionisi potrebbe fare lo stesso, nel senso che l'Empoli non è detto che quest'anno vada in Serie A. La società in questo senso ha fatto un passo indietro rispetto all'anno scorso, ha detto che l'obiettivo principale è quello di stare nella parte sinistra della classifica e magari anche lanciare qualche giovane, visto che ce ne sono tantissimi. Sono un po' ridimensionati rispetto all'anno scorso, hanno fatto bene, diciamolo. Non solo dal punto di vista scaramantico, ma anche dal punto di vista dell'organico, certo. Perché insomma l'organico di Empoli è molto giovane, è il più giovane della Serie B, quindi chiaramente non puoi pensare di dargli troppe pressioni a questa squadra. Paradossalmente l'Empoli ha sempre dimostrato, no, che ha fatto bene negli anni in cui aveva meno pressione. Esatto. Dionisi può ripercorrere un po' le orme di Sarri da questo punto di vista, quindi io quello che gli consiglio, diciamo così, qual è il mio consiglio ovviamente, è di fare quest'anno a Empoli tranquillo e sereno, poi il prossimo anno chiaramente valutare, però ecco, l'Empoli vincente, i cicli vincenti dell'Empoli sono sempre stati fatti su 2 anni più il terzo in Serie A nella storia, quindi non è quasi mai arrivato uno che ha vinto il primo anno, l'unico è stato Somma, penso, ecco. Però poi è stato paradossalmente esonerato in una Serie A. Una meteora. Poi il ciclo lì l'ha compiuto Cagni, quindi io credo che Dionisi debba pensare, cioè continuare a fare quello che sta facendo, perché lo sta facendo molto bene, si sta ponendo molto bene anche nei confronti della piazza, è una cosa che non si sottolinea a volte, però secondo me va sottolineata. Certo. È anche sembra una persona anche affabile, diciamo, non solo un allenatore capace. Quindi poi chiaramente avrà delle sue vorrà fare un certo tipo di carriera, però ecco, a Empoli sicuramente può aprire un ciclo vincente e può aprirlo anche in questi 2 anni, non solo questa stagione. Certo, sicuramente Dionisi seguirà il tuo consiglio, Simone, ne sono sicura. Andiamo verso le prossime partite, perché l'agenda dell'Empoli è veramente ricca di impegni, ricca di gare. Giocherà subito domani alle 14:30 allo stadio Carlo Castellani la Coppa Italia Empoli-Brescia e poi sabato invece ovviamente di campionato Empoli-Vicenza. Andiamo a vedere un attimo la classifica. L'Empoli è primo, però non è più primo da solo, è insieme alla Salernitana che ieri ha vinto contro la Cremonese a 17 punti, il Vicenza è sedicesimo con 6 punti. A Simone intanto chiedo, secondo lui, che partita sarà quella di domani, Brescia-Empoli? Beh, dipenderà molto dalle motivazioni con cui scenderanno in campo le due squadre, perché alla fine si potrebbero anche equivalere dal punto di vista tecnico. E abbiamo poi un grande ex bomber, tra l'altro Donnarumma, che ricalcherà lo stadio appunto Castellani.
Sì, poi bisogna vedere anche lì chi giocherà, perché l'Empoli farà più turnover, il certo. Brescia non lo so, forse anche il Brescia, perché insomma le partite sono ravvicinate, la Coppa Italia non può essere un obiettivo primario per una squadra di Serie B. Quindi io credo che sicuramente Dionisi farà qualche cambio, come dicevate nel servizio, e penso anche il Brescia lo farà, quindi non so che tipo di partita sarà, può essere una partita benissimo da 1x2, in cui l'Empoli non può neanche partire col favore del fattore campo, visto che comunque non ci sono neanche i tifosi, quindi esatto, fare campo neutro, quindi non lo so, è una partita veramente difficile da inquadrare da questo punto di vista. Ti posso dire che quest'anno l'Empoli in Coppa Italia invece ha fatto molto bene, e esatto. Quindi insomma, se continuerà così ha sbattuto fuori una squadra importante come il Benevento, esatto, con relativa facilità, quindi ha dimostrato, ecco, anche nelle seconde linee l'Empoli, questa secondo me è una cosa che va mancata, è una squadra importante, togli uno, metti un altro, però alla fine il risultato poi è sempre lo stesso, sì. E quindi questo permette a Dionisi di avere una rosa davvero molto ampia. Questo è veramente molto importante. Claudia, invece sabato partita di campionato, abbiamo detto Empoli-Vicenza, un Vicenza che non ha giocato in realtà l'ultima partita, che doveva disputare contro il Chievo, perché appunto è stata accolta la richiesta del club biancorosso di rinvio della gara per 11 casi Covid. Secondo te questo peserà anche sulle prestazioni di sabato? Beh sì, indubbiamente. Allora, intanto c'è da dire che la classifica del Vicenza è ancora monca, perché comunque non ha solo la gara contro il Chievo da dover giocare, ma anche quella contro il Monza da recuperare. Ecco. E è però un Vicenza che, allora, intanto ci sarà da capire con quali calciatori potrà arrivare e con che stato di forma saranno questi, perché ci sono stati alcuni che si sono depositivizzati, ma dovremo vedere intanto se avranno le visite di idoneità per tempo, dovremo certo. Vedere quanti allenamenti potranno mettere sulle gambe, quindi io credo che a livello atletico sicuramente l'Empoli arriverà molto molto meglio, arriverà molto meglio anche a livello mentale, soprattutto se poi domani dovesse centrare il passaggio del turno, ma non tanto per il passaggio del turno in sé, ma quanto perché comunque vincere aiuta a vincere, e anche a livello mentale una vittoria contro poi una formazione della tua stessa categoria è sicuramente importante. Per cui insomma, è vero che la partita di domani non sarà certo l'ago della bilancia per quella di sabato, certo. Però è difficile anche prevedere che partita sarà contro il Vicenza, più che altro per le tante incognite che la formazione veneta lascia proprio a livello di organico. Ora, a livello di tenuta atletica e mentale, insomma, credo che arriverà molto meglio l'Empoli, appunto per i motivi che ho già detto, però viene difficile pensare a cosa sarà. C'è da dire comunque che il Vicenza in questo avvio di campionato sicuramente non è stata la squadra che tutti ci aspettavamo, qualcosa in più. Probabilmente Vicenza e Monza sono un po' le due, tra virgolette, delusioni di questo avvio di stagione, perché da entrambe ci potevamo aspettare un campionato, visti anche i nomi che entrambe annoverano nella sì. Rosa, un pochino più di livello, insomma. Hanno organici che parlano di una classifica che potrebbe sicuramente essere diversa, e magari anche queste situazioni un pochino pesano, ecco, alle volte anche vincere, trovare una vittoria può servire molto per sbloccarsi mentalmente, e l'Empoli non è sicuramente l'avversario più simpatico da affrontare in questo momento, insomma per il Vicenza credo sia veramente tosta. Poi magari ci può stare una reazione d'orgoglio come la Reggiana ha avuto a Venezia dopo tutto il caos che c'è stato, certo. Quello è vero, però insomma bisognerà vedere anche con quanti elementi arriverà la formazione di Mimmo Di Carlo. Bene, ho l'ultimo minutino, proprio giusto giusto appunto per i pronostici, le voglio per tutte e due le partite. Empoli-Brescia, come andrà a finire secondo voi? Ma. Ma. A rigori, finisce a rigori, non so che... Diciamo l'Empoli a rigori, vai. Vai, Claudia. Guarda Giulia, io non ti sto sentendo, c'ho il collegamento molto distrutto. Ah, ecco. Perché mi vuoi così male? Sai che insomma con i pronostici... No. Io dico quello che dice Simone, ecco, così vabbè. È colpa sua. Ah, grazie. Sappiate tutti, così è colpa di Simone. Io mi associo a quello che dice Simone, per cui insomma è solo colpa di Simone. Vabbè, allora non venissero poi a cercare me nei tifosi, nei giocatori, nella società. È colpa di Simone Galli, darò poi l'indirizzo e il numero di telefono. Via, vogliamo dare anche l'indirizzo. Allora facciamolo sì, incolpare nuovamente con anche Empoli-Vicenza. Come andrà Simone a finire questa partita? Allora l'Empoli è nettamente favorito contro il Vicenza. Tra l'altro volevo fare una piccola parentesi sul Vicenza. Tutte queste squadre qui che sono Monza, Vicenza,
hanno sì degli organici molto forti, diciamo, perché comunque sono neopromosse, però tutte ritengono di avere l'organico per andare direttamente in Serie A. Magari calare un po', diciamo così, le aspettative forse gli farebbe bene. Questa è la mia... Prendere esempio l'Empoli dell'anno scorso, insomma. Mi sembra. No, ma secondo me, per esempio, paradossalmente il Monza ha già una squadra da Serie A, in Serie B sta facendo fatica per quello, perché comunque avere grandi nomi che vanno bene per una categoria, vero, non vuol dire detto... fare bene nella categoria inferiore. Verissimo, verissimo. Magari in Serie B si trovano un po' peggio. Tutto questo però Empoli Vicenza. Tutto questo volevo sviare la domanda. Ho visto, infatti. Però, volevo arrampicarmi un po' sugli specchi, però dirò 1-0 fuori dell'Empoli con gol al 95esimo di Olivieri. Senti là, bravissimo. Il rovesciato. Claudia, sei d'accordo? Io sì, mi associo. Ti associ. E ripeto, ora scriverò subito a Olivieri dando tutte le generalità di Simone. Benissimo. Vabbè, scusa, ma se però sarà contento se segna la rovesciata al 95esimo. Io intanto do le generalità. Poi preventivamente dopo, Claudia gliele dà e vedremo. Sabato sera deciderà lui cosa fare. Purtroppo il nostro tempo a disposizione è finito. Io ringrazio i miei ospiti di essere stati qui con me. Spero prima o poi, insomma, di riaverli in studio, perché è tutta un'altra cosa. Ovviamente, però, intanto li ringrazio. Grazie, grazie a te, Giulia. Ciao, grazie. Anche al Misono. E con voi ovviamente ci vediamo martedì prossimo, sempre alle 21:20 su Canale 96.